davvero Xiaomi un po' così, diverso dal solito. Oggi lo voglio dedicare a un monopattino che fa sul serio. Sempre sia lodato il taglierino Hoto. Voi non l'avete ancora visto, ma facendo così, questo è proprio il Navi Electric Scooter S65C. Sul nome secondo me potevano fare un pochettino meglio, potevano essere più originali, perché questo per me è un prodotto iconico. È il Navi con sospensioni frontali e posteriori. Avevo visto lo Xiaomi Mi Electric Scooter Ultra, mi era piaciuto tantissimo, mi avevano dato pochissime speranze di vederlo da noi. In realtà, a quanto pare, Navi è riuscita a renderlo compatibile e legale con tutti i regolamenti. Credo che anche l'Ultra sia compatibile ora. È tutta una questione di potenza del motore, legalità del monopattino stesso. Ma venite a vedere. Guardate già la tonalità del grigio, un po' sbiadito come piace a me. Meraviglioso. Ah, manubrio a parte, dettaglio che sul Navi V50 non avevamo notato, era tutto assolutamente già montato. Questo è un unboxing, un semplice unboxing. Wow, magari metterlo anche nel senso corretto potrebbe aiutare. Bella, bella anche. Notate già il dettaglio della lampada nella parte frontale, quasi a filo con il resto dell'asse. Chiusura, dimmi che hanno inserito. Eh sì, l'hanno fatto. Hanno inserito una delle chiusure che io preferisco in assoluto, quella tipica del Navi V50. Addirittura qui è ancora più fluida. Oh, mi piace bene questo suono, mi piace bene. Sappiamo che dovremo fissare meglio il manubrio. E ragazzi, qua pesa. Mamma mia, questo è importante. Questo è davvero importante. E poi dicono che recensire prodotti tech non faccia stare in forma. Beh, parliamone. Mamma mia, questo... Se avete visto il video dedicato al Navi V50 che ho fatto su Davvero Xiaomi, avrete sicuramente percepito la mia felicità nel definire quel prodotto un prodotto davvero premium, un prodotto da 600 euro. Ecco ragazzi, qui siamo sugli 800 euro. E devo dire che anche in questo caso il salto qualitativo si percepisce come? Che siano le plastiche, che sia la gomma, che sia la larghezza della pedana, che sia il dettaglio lucido laterale, cioè sono tutti piccoli elementi, plastica opaca, questo parafango che è massiccio, cioè fa impressione, tutta la parte anche dell'asse che collega la parte frontale del monopattino al resto posteriore è grossissimo. Presa di ricarica qua a sinistra, niente di particolare, ma anche lei bella solida. Ragazzi, questa è una belva. Questa è veramente una belva. Ruote da 10 pollici, tubeless, sospetto, non ho ancora indagato. Tra l'altro mi sembrano più larghe del solito. Facciamo il test che tutti si aspettano. Ho visto molti saltare su questo monopattino. Voglio farlo anch'io. Tra l'altro con manubrio non fisso, ma noi non abbiamo paura. Zoomami proprio sulla sospensione. Ragazzi, allora non so se riuscite a percepire, ma sembra di essere su un trampolino. Molto bene. Wow, enorme, pesante, quello che volete. Le manopole sono le stesse del Navi V50, quindi non meravigliose per me, però pratiche, efficaci. Tutto uguale, frecce, accensione. Cambio lo schermo. Vediamo lo schermo com'è. Bello, mi piace. Più spigoloso nella parte frontale, tondo nella parte inferiore. Teniamo premuto. Sembra che si veda molto bene. Abbiamo ovviamente un segnale di errore perché non abbiamo ancora legato il manubrio. Credo che sia per quello. Vediamo cliccando una volta si accende la luce. Mi sembra buona. Ok, frecce. Frecce con il solito ping. Ok, possiamo spegnerlo. Pensare che con questo mezzo si debba andare a 20 km all'ora... mi viene già male, purtroppo. La legge è legge, assolutamente, noi non diciamo nulla. Freno posteriore, attenzione, che non mi sembra un freno a disco. Possibile? Ragazzi, ma stiamo parlando di doppio motore su questo monopattino? Stiamo davvero parlando di doppio motore? Non sapevo, sto scoprendo tutto adesso. Quindi se abbiamo un doppio motore, devono rientrare per legge in un massimo di 500 watt. Devo informarmi, ne parleremo meglio nel video dedicato a questo Navi S65C.
che ho letto dalla confezione, perché altrimenti non lo sarei mai ricordato. Questo è probabilmente il top di gamma assoluto, ma guardate, ecco, cioè voi sfiorate il prodotto e notate i dettagli. Questa parte piatta, piatta per permettere un miglior ancoraggio della manopola rispetto all'asse del manubrio. Incredibile, veramente incredibile. Anche questa parte un po' più flat, la parte sotto completamente tonda, il tratto gommato davanti, insomma, ripeto ragazzi, vedremo nel video dedicato, lo proverò, farò sempre un test pratico, veloce. Avete visto che qualitativamente ormai i Navi sono degli Xiaomi ben curati, con poche differenze, pochissime in realtà, io lo vedo molto molto vicino all'Ultra. Io vi lascerò qua però il video dedicato al Navi V50, che se foste interessati in un monobattino pratico, efficace e ad un prezzo un po' più umano, se non altro, lui è impressionante. Comodo, buone sospensioni, anche se non le ha attive, diciamo, comunque le ruote fanno il loro. Guardate.